Bentornati in sala giochi. Noi siamo a Los Angeles, ma siamo anche in sala giochi. Noi siamo dei campioni. Che cosa? Anto, abbiamo Destiny. Porca vacca. Non è male, Abbiamo non è Destiny in male. ufficio, tutto in esclusiva per voi, i nostri cari ascoltatori, lettori, televisori, stavo Non è dicendo. male. Telespettatori. Però è brutto telespettatori. Non mi No, piace. Però chi è ci guarda, come si male. chiama? Si chiama lettore, uno Lettore sta siamo leggendo, ancora. lettore che non legge. Lettore che guarda i video, le immagini. Allora, stiamo giocando Destiny. Questo Antonio sta giocando lui su PS4. Sta facendo una strike, no? Giusto? Assalto. Assalto. Quindi sta giocando in gruppo con altre due persone, Allora, giusto? praticamente queste sono missioni che si fanno solo online, tra l'altro, ora sono pure morto. Stiamo giocando non a livello di difficoltà base e si possono fare soltanto quando si è in tre. E in pratica, quando c'è le mappe, il mondo, che è un mondo aperto che potete esplorare, quindi il fatto di mappe vastissime che caricano in streaming, può essere utilizzato per tutta una serie di attività, fra cui ci sono queste, che sono, fate conto, delle versioni super evolute delle orde di Delle Gears of orde, War ok. piuttosto che il Firefight di Halo, appunto. Però, appunto, ci sono delle sottomissioni, una storia che si evolve. Una curiosità: quando premete questo pulsante qua ed esce fuori questo ghost, quando voi sentirete parlare in inglese, è la voce di Tyrion Lannister, cioè l'ognomo, il nano L'ognomo, sì, di di Game Game of of Thrones, Thrones. il trono di spade. Senti, allora, quindi dice che è un po' più evoluto, in che senso? Perché ci sono dei bossettini ogni tanto che compaiono, poi che c'è? Perché è più grande la mappa? Perché dice che è più evoluto rispetto a un classico Orda? Allora, la mappa È enorme, è dico, anche enorme. qui, perché nel senso che non ci sono limiti, giusto? No, cioè ci sono delle missioni, è come immaginate Borderlands 2 Sì. come tipo di concetto, dove però non ci sono caricamenti fra una zona e l'altra, perché tutte le zone di uno stesso pianeta sono collegate, sono in streaming, per cui vengono caricate in streaming fra interni ed esterni, non ci sono interruzioni, e in delle sezioni di queste mappe vengono piazzate queste missioni d'assalto, per cui ci sono nemici sempre più potenti, interruttori da aprire, quello che vi pare, e alla fine c'è un mega combattimento che vi dà Ok. delle armi particolari, perché il loot, come in Borderlands, è centrale. Ora vi sto morendo. Loot è giusto, non è condiviso, nel senso tutti hanno il loro loot. Sì, esatto, per cui non c'è la Non corsa c'è al la loot. corsa, stronzaggine. Ok, e senti, e cos'hai a parte il loot? Hai pure esperienza? Che cos'hai quando finisci la strike con No, successo? in continuazione, qualsiasi cosa fate porta dell'esperienza che vi fa crescere nella specializzazione con le armi, perché le armi salgono di livello e possono essere potenziate per conto loro. Più salgono le abilità del personaggio, vedete sulla sinistra io ho due icone e una striscia gialla. Guarda, sono salito di Sei livello livello. 8. Ah, allora, Vabbè, poi il livello fa sempre figo, nel senso ti dà sì. sempre quell'incentivo in più a giocare, no? Livello massimo per l'alfa, anzi, questa è l'alfa, non si può fare più di 8 Ne livelli. abbiamo Quindi. esclusive anche sull'alfa, dai, cacchio. Esatto. Allora, praticamente vedete, ci sono due icone, una di sinistra, che è questa cosa qua, in pratica sarebbe la bomba. Ok, che c'ha un cooldown, quindi un tempo di ricarica. Esatto, e poi invece la mano sulla destra sarebbe un colpo melee super potente, anche quello si ricarica. La Ok. striscia gialla che vedete sopra, quando io faccio dei super colpi fighi, mi si ricarica e quella è la specie. Vedete, ho fatto Quindi è dei tipo numeri. una limit break, no? Nel senso, in base alle proprie cose che fai, sì, e poi la puoi rilasciare, La giusto? poi si premendo i due pulsanti insieme. Quando vedete lì Quali, scusa, i pulsanti insieme? i due I grilletti alti, grilletti, esatto, adesso è morto il mio compagno e lo sto risuscitando. Guardiano abbattuto, sono morto pure io, non me ne sono neanche accorto mentre stavo morendo. E mi Risuscitando. ti dice chi ti ha ammazzato. Senti, ma si può perdere la strike? Cioè, nel senso. Succede questo. Succede questo, quando si muore, se si muore tutti e tre, si riparte però con l'esperienza accumulata Ok, dal no, checkpoint dal checkpoint, ho precedente. capito. Quindi diciamo che è una via di mezzo da rifarla da capo, che palle ogni volta, al farla all'infinito, tanto vai avanti e fai il respawn infinito. Per chi ha giocato ad Halo, sa, perché vedete cos'è? Qui c'è questo ghost, appunto, Tyrion Lannister, che deve disattivare questi tre laser che ci impediscono di proseguire. E chiaramente ci sono tre ondate, chiaramente, che No, poi. uccido. Senti, questi laser, ok, perché ovviamente quando si attiva la strike ti si blocca un pezzo di scenario che devi superare. Senti, come l'hai attivata la strike? Come si attiva? No, praticamente si entra in gruppo. Ora sto per morire un'altra volta. Aiuto. Io devo scappare per recuperare energia, se no sono super morto. Meno male mi hanno salvato il culo. Si forma un gruppo in cittadella di tre, appunto, incontrando Ok. persone, comunque anche fra gli amici se ce l'avete, e il capogruppo prende parte.
Dicevo di Halo, perché la tattica è la stessa del cooperative al leggendario. Vale a dire che se siamo in tre, se si muore tutti e tre si riparte. Quindi il trucco cos'è? Mandare avanti due, È che uno che fa da backup, esatto, se butta proprio copertura. O male, cerca di resuscitarne almeno uno. Se... aspettare, che poi c'è il respawn, comunque se muori o devi essere per forza No, c'è il resuscitato. remo, oppure mi pare 24 secondi il Ok, quindi respawn. magari quello che sta più indietro o si nasconde o va a resuscitare a seconda Esatto. Il dell'occasione. problema è che non è che ti fanno tanto nascondere, perché rispetto ad Halo ti vengono proprio a cercare molto meno di posizione. Cioè, addirittura questo rispetto ad Halo introduce un Quindi po'. dici che forse l'intelligenza artificiale sfrutta ovviamente le novità degli hardware per essere ancora un po' più aggressiva? Sì, no, perché altro sfrutta l'ampiezza delle mappe, perché Ok. qui è come se fossero tutte le mappe più vaste di Halo, cioè Vabbè. alcune sono proprio enormi, insomma. Interessantissimo E poi, questa soprattutto, cosa qui. quello che ho notato è che aggiunge questo elemento magico, ci sono anche dei non morti, roba così, per cui rispetto ad Halo ci sono anche i propri nemici, cioè in Halo gli unici nemici che ti venivano addosso erano i Grunt, quelli piccoli. Certo, come no. E qui invece anche quelli cazzuti, se dice di essere quel tipo di nemico, ti viene Okay. proprio Però addosso scusami, tu mi questi parlavi di difficoltà, quindi comunque c'è una difficoltà Grunt. selezionabile? Sì, come... qui nell'alfa Quindi ce non ne è sono due. soltanto sul livello scalato in base al livello, è Se lo proprio scegli tu. la difficoltà. Quindi in realtà se non siete tanto bravi di FPS come Matteo, tranquillamente Esatto. abbassate, ce la dovreste Sì, fare. perché è tosto. E questo, ripeto, è il livello base dell'alfa. E in 3 e 1 ieri sera era scarso, non siamo riusciti a finire la strike, cioè ci siamo dovuti arrendere, da quanto Ok. era difficile. Cioè... Che fa quando ti arrendi? Torni in cittadella Torni in oppure. cittadella e fai tante delle altre attività che si Certo. possono fare. Vedete, ho bloccato uno spotenzia un ho sbloccato un potenziamento dell'arma. Ora ve lo faccio vedere appena c'è un attimo tregua. Vedete, abbiamo disattivato un generatore. Io se capito. Madonna santa. Generatore di loro. Di cattiveria proprio. Questi assomigliano molto ai Covenant, Ok, solo che non. Ecco, rianimazione. Ok, mi hanno questa cosa non tornato. manca. Esatto. Meno Boom. È male. Senti, clamoroso. Ah, vi posso. faccio vedere la special, È così, figlio della così faccio il special. super figo. Aspetta, però usa la special è quella che va in terza persona. Esatto. In cittadella, munizioni primarie. Poi ci sono tre armi che potete portare dietro: quella normale, quella speciale. E Sì. poi c'è l'esotica, sarebbe. Ognuna ha una munizione Come diversa. si selezionano? Allora, premendo Y si cambiano fra le due, tenendolo premuto un po' di più viene fuori la Cioè, super schifo. arma. Però sono tre, quindi meno male. Forse fai prima a premere due volte Y, no? No, perché la speciale non viene fuori, Ah, non ok. entra in rotazione. Ah, ok. Dovete Devi proprio premere. selezionarla, vuole la proprio selezionare. Esatto, vado di Dai, dai. special. Boom. Succa sta E non è banana, no? Non è morto. morto. Questa che ondata è? Livello sesto, io sono Oddio, di livello. l'ondata ancora prima? È la seconda, è la prima ondata, sì. Cioè Ok. l'abbiamo finita, è finita ora la seconda. Poi c'è la terza e guardate che roba. Ciclo giorno notto, piove, nevica, Notto. notto, nottolo. Senti, è particolare sta cosa di tre, no? Però forse funziona, nel senso che quando. Vabbè, anche 4 funziona, proprio per dirti, nel senso, quando sono troppi diventa troppo un casino, quando sono due soltanto magari è poco. 3. No, il discorso è questo qua in realtà. Allora, io credo sempre fortemente che, scusate i miei compagni di viaggio per queste morte incredibili, si può cambiare la visuale quando si è morti per vedere cosa fanno gli altri, che questa limitazione ai tre del gruppo, sto parlando, sia dovuta al fatto che deve girare anche su 360 e su PlayStation 3 ovviamente. Però considerate che quando state giocando, anche se avete un gruppo di tre e girate sia nella campagna che nell'esplorazione, dove in pratica ci sono tutte le sottomissioni che potete attivare per i cavoli Rientra, vostri, quadrato. incontrate anche altra gente. Cioè nelle mappe non è che sia solo in tre. Ah, rientra. Rientra, se no muore qualcun altro. Esatto. E, incontrate anche altra gente con cui potete interagire, combattere gli stessi mostri e non soltanto per i public event. Che cosa è venuto fuori che sono? In pratica sono, guardate che è tosto, cioè noi siamo al massimo del livello dell'alfa, stiamo morendo come cani. In pratica cosa succede? A un certo punto ti dice, non un'invasione, arriva un'astronave dei cattivi dall'alto, comincia a vomitare nemici e voi avete tot secondi di tempo per arrivare e realizzare un obiettivo, ma è del tutto facoltativo. E se andate lì magari ci sono altre quattro persone che stanno facendo la stessa cosa e alla fine ci sono esperienze e succede veramente di tutto. Poi lo vedrete quando usciamo fuori, cioè, Dai, me ne è spero, ce la fai. bellissimo. Sì, infatti fra un po' poi È proprio switchiamo. bello.
Ah, interessante comunque come situazione, poi vediamo un attimino. Quindi questa è un'alfa, mi dicevi. Sì. La mappa ti è sembrata abbastanza grande, nel senso dell'alfa, dico. Lo vedi che è limitato in qualche punto, a parte il livello, innanzitutto, che è Ci limitato. sono delle aree in cui ancora non si può Non si può entrare, però accedere. è incredibile per essere un alfa, cioè voi immaginate che potete girare. A un certo punto mi sono dovuto fermare perché c'erano i mostri di Troppo ventesimo forti livello. per te, quindi a quel punto non Morivo. puoi morire perché sono troppo forti. Più che altro perché poi partivano tipo i public event, tipo il mostro che dovreste vedere fra un po', io me lo devo fare da solo e poi insomma ora ci facciamo una ritrovata. Vedete, io sto trovando tutta roba nuova. Dovremmo aver sbloccato il terzo generatore? No, ancora no, ci sono Ancora. dei nemici, vedete. Poi è bellino perché il radar non è circostanziato. Quindi si chiama la super, si chiama. Boom, guarda lì. Vedete, quei numerini gialli vuol dire che con quei colpi sto ricaricando la super. Più Ok. alto, pronata, Dai, dai, dai. dai. Dai che ce la facciamo. È partito? Non so se riuscite a sentire la voce di Tyrion Lannister. Vedete, questa cosa delle bombe che sono delle special fa veramente ridere. Perché in pratica il bilanciamento del gioco è tutto sulle munizioni, perché si resta senza armi per le armi, senza munizioni per le armi speciali, Sì. se non ve le siete Le comprate armi prima. esotiche speciali sono più forti a priori o semplicemente hanno caratteristiche più esotiche, appunto? No, sono più forti, ci hanno anche caratteristiche, guarda lì come sto per morire. Poi vedete lui è giallo, quando è giallo niente È buono. un Emed, diciamo, tipo. Esatto, come Sì, come un MMO, perché esatto, lo aspetta. ricorda in tante maniere l'MMO. Assolutamente sì, guarda lì, sto pezzo di moto, madonna, ma Perché gli già vai proprio in stronfia, faccia? perché boh, io ce l'ho all'alo, infatti funziona ste robe. Chi non ha mai giocato all'alo imparerà che saltare è una bella cosa. Per esempio, io stavo facendo la strike e loro stanno andando avanti, tiè, guarda, me Te ne vai? ne vado, guarda, e qui parte un altro pezzo di tunnel. Io se Ok. voglio me ne vado, cioè vado dove fare, e Tra poi... poco, lasciare qualche altro minuto insieme allora, dai, No, no, nel senso, poverino. No, cioè, io no, dopo tutto tanto il ce l'andiamo a gioco è fare così. così. Voi Sì, la mappa è siete... un'enorme mappona senza caricamenti, cioè in background, senza che si vedono esteticamente, fisicamente. Vabbè, appunto, cioè, poi potete prendere, andarvene in Senti, giro. com'è il sistema di controllo? Il Quello di salto di Halo. Halo, un po' più veloce il salto, sbaglio, ho No, un'impressione. quello, il fatto è che c'è il doppio salto, Ah, cioè ci sono ok. tutti i perk, per cui, ecco, vedete, ora si è Dai, sbloccato dai. e possiamo andare avanti. E ora siamo tipo, guardate che roba. Quelle sono le navicelle dove c'erano gli shuttle per lasciare la Terra. Questa è la Terra. Siamo in Russia. Ok. E ci saranno quattro pianeti Madre nella versione Russia. definitiva. No, Adesso è finita la strike oppure che? no? Si continua in un'altra Si sezione. va avanti sulla mappa. Lì era semplicemente perché non era così a caso Ah no, fermati. perché ci stava da Esatto. rompere i tre generatori per andare avanti, continuare ad andare. Esatto. Però non è la strike, è composta da più cose, non era Esatto, si va soltanto. avanti. Cioè, noi dobbiamo. C'è un obiettivo per la strike, Ok. che è riuscire a fare fuori una cosa che io per adesso non sono ancora riuscito a fare fuori. Fare fuori. Però io confido che questa persona. Perché questi con cui stiamo giocando è gente di Bungie, eh? Ok. Giandi, Bungie barra Activision. Per cui Ok. insomma, diciamo, guarda lì come gli vanno i tempi. Bah, non ho mancato! Tra l'altro la bomba. Vabbè. Allora, le luci sono una cosa incredibile, e ve le faccio vedere, luci, ombre, sono veramente le luci, le ombre, gli effetti. Si vedono che sono effetti applicati next gen, Eh sì. non possibili su PS3 La 360. definizione delle texture, Ci guarda che sta. roba. Dicevi che è poco interattivo, soltanto quello. Nel senso che anche per scelta di design, di game design. Io non lo Ecco, so, poco andiamo secondo fuori. me non è la parola giusta. Ah, questo è Non è Tyrion, non interattivo. è interattivo. Cioè, i famosi... Sentiamo un altro. No, già finito. Vaffanculo. Parla un po' di più, ragazzo. T'hanno pagato. I famosi barili esplosivi per cui mi prendevate per il culo per Halo, qui per Non ci adesso non sono. ci sono. Però ci sono le parti stellari almeno che ti danno movimento, in quel senso, Qui movimento visivo, sì, non vabbè. movimento di interazione, ma E visivo. qui noi bisogna fare quella roba lì che è uscita fuori da Ghost in the Ok. Shell. Proprio Loro sono la madonna. bravi con design. Questo è tutto loro, no? Anche il design. Tutto loro, guarda che Quindi roba. sono riusciti a fare anche un bellissimo gioco a livello estetico, proprio artistico, È ecco. bello. C'è questo mondo distrutto in cui vi infilate voi, diventa giorno notte, eccetera. Dice, esce il 9 settembre, dicevi, Sì, esce giusto? il 9 settembre. Quindi questo diciamo che è il primo FPS da giocare per mesi, anche Sì. per chi magari è più avvezzo ai Battlefield, Call of Duty, questo esce da solo praticamente, giusto? Non Sì. credo che abbia altri concorrenti al tempo. No. E in realtà qualcuno secondo me si chiede, ma il single player?
Il single player c'è pure la storia, sempre fatta in queste mappe, solo che sono intervallate. Diciamo che ci sono, è una sorta di MMO, perché in che senso? World of Warcraft in realtà può essere giocato in solo, no? Però dovete essere collegati a internet. Esatto. E poi ogni tanto vi capita un'interazione che potete anche rifiutare volendo. Esatto. Nel senso, andate per i cavoli vostri, vi avventurate, e quindi comunque in realtà c'è la componente single player, però quest'alfa ti chiede la connessione sempre anche quando provi la storia, giusto? Ma dovrebbe essere anche il definitivo, anche per avere sempre i server aggiornati, le ultime patch, un po' come Diablo, boom, l'ha distrutto. E poi loro sono ossessionati da questa cosa, siccome il loot è centellinato, cioè in pratica ogni arma che c'è studiata non vi dà centinaia di armi diverse, ve ne dà alla tante, Borderlands. È alla Borderlands, per cui ogni arma è studiata, loro hanno il terrore che la gente cominci a citare, a passarsi armi che non esistono, insomma. Non è doloroso. Ah, questo è tipo Borderlands, tipo la visualizzazione del danno, sì, che sì, cadono. Sì. E poi tipo appunto ci sono sempre in questa mappa enorme che l'ho visto io. Porca miseria, guarda che lavoro. Ma ieri sera non c'era verso. Speriamo di farcela stasera, almeno vi facciamo vedere la fila fina. Siamo morti in due, guarda, ne manca uno. Che non si accende? Sopra? Quello, no, quello nel mezzo. Okay. 52, rianima. Ah, posso rientro in 14 secondi. Guardate, è morto anche Mochi. Quella è la mia luce. Se il nostro amico qua non ci viene a salvare, siamo presso te. Oppure sta fuggendo per non farsi beccare. Addio, vado il pistolone. Aiuto. Sì, perché il trucco è quello lì alla fine. Ma puoi rientrare, vai. Aspetta, ecco, rientro almeno. Aiuto, fammi nascondere perché sennò sono morto un'altra volta. Aspetta, vi faccio vedere già che ci sono, visto che non so che fine farà la nostra partita, mi metto al sicuro, vi faccio vedere la pausa. Ecco qua, questo sono io, e questo è il focus che sarebbe il mio allineamento magico, o come volete, con tutte le skill che si sviluppano per la classe, figo, sono solo le tre speciali. Bello, bello, e mi eccitano queste cose. E questo è tutto l'armamentario, lampeggiano le armi nuove, questo è uno schema da far decrittare per avere l'arma nuova. Cioè verdi, l'attacco, la qualità di attacco, esatto. Le verdi, il tipo di attacco, fuoco. Le verdi sono le armi che si potenziano, ma si potenziano giocando, per cui aumentano di livello, okay, come concetto. E poi tutti, almeno insomma gran parte delle cose che ho trovato, vedete, 45 un po' peggio, mi cambiano anche il colore addosso del personaggio. Posso scegliere la madonna, senti, guarda questo qui che cattiveria, fammi una. Perché mi sei messo così? Però vedete, gli abbiamo sbucciato una. Siamo riusciti a sbucciargli una gamba. Non è male. Ah, questo poi. Intanto manda i minion. Manda i minion. Io riuscissi a caricare l'arma. Aspetta. A fare di cosa special. Guarda, aspetta, facciamo una cosa. Tiriamo fuori questa, vai. E così ora ci raccontiamo. Okay. C'è anche tipo effetto corrosivo, qualcuno sta sparando. Mamma santa, sei stronco tutto. Ah, dai, nel frattempo che sta distratto, no? Sì, perché sta sbucciando. Infatti, in questo caso devi stare a tre lati differenti in maniera tale. Perché ti muovi col corpo? Da lì mi stanno venendo a cercare qua giù, non c'è riparo. Vieni, vieni, progresso Grimorio, questa cosa qui che non so che cosa sia. Senti, Madonna, ma non sei visto proprio, detto, guarda, vieni qua, faccio il culo vieni. Così. Adesso invece sta... No, ma se ti faccio male, via, 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 via. No, non lo fare, voglio andare sotto. Ma forse c'è una special. Perché sei morto? Perché ha sparato contro il muro mentre arrivavo io, miseria. Ti prego, ammazzatelo voi. No, è morto un altro. Rientro in 20. Ti prego, siamo morti tutti? Siamo morti tutti. No. Vabbè, io direi di uscire e far vedere qualche altro. Non saprò che cosa succede alla fine di questo affare. Dai, prendiamoci un secondo. Dai, lo sai che non è colpa che devi andare io. Potremmo stare anche un'ora qui, però purtroppo non possiamo. Dai, dai, fa vedere qualcosa di nuovo. Noi... e quindi dura 10 minuti di ucciderlo, hai visto, da capo. Guarda tutte le mani. Dai, dai, dai. Come fa? E poi glielo diciamo ai ragazzi, dai, li salutiamo. Però ripartiamo da capo, se perdiamo 10 minuti, dai. Aspetta. Metti il riparetto, altri in cittadella. Schiatto. E adesso non puoi uscire mentre sei schiattato? No, aspetta, avverto che devo lasciare. Mi pareva brutto. Aspetta, fai vedere le altre telefonate, vado a vedere gli altri, così intanto vedete loro. Ah, dai, dai. Allora, almeno vi facciamo vedere la cittadella. Sì. Allora, rientra io in realtà... No, mi stanno resuscitando, poverini, io in realtà adesso me ne vado, perché faccio qua impostazioni, vedi, esci.
No, come faccio a uscire? Scusami. Mi sa che non posso lasciare. Beh, ti Vabbè, ricordo. cambia personaggio. Addio. Vabbè, almeno Ciao, faccio vedere. Strike. Esatto, Caccia allo Strike, Assalto. Vi faccio vedere gli altri due. Allora, perché ci sono tre classi più tardi. Ho fatto il Titanide, che sarebbe il tank, vecchia maniera. Il Cacciatore, che sarebbe l'Hunter, quindi specializzato nelle armi. Io adesso avevo lo Stregone, che non è tanto forte sul corpo a corpo, infatti mi facevano il Mazzuolo. E adesso vi faccio vedere una cosa, velocissimi, appunto, spero. Adesso ho fatto il login con il Alfa. personaggio. Per adesso c'è appunto, ecco, vedete qua, questa è la mia astronave, imposta la destinazione, questa qui è tutta la mappa centrale, questa è la Terra. Qui a un certo punto Dicevi spunta che la si strike. sbloccano varie cose sulla mappa, Esatto. però tu la puoi navigare a piedi tranquillamente tutta, Tutta, giusto? tutta, tutta. Questi sono tutti i pallini, cioè io da questo pallino che è la missione Che lo devi raggiungere a esplorazione piedi, tra o virgolette, parto di lì, però poi o... posso arrivare qua a piedi. Esatto. E qua invece c'è questa parte qui, che è la parte della cittadella, così vedete anche la parte dei negozi, diciamo Diciamo così. l'hub centrale del gioco. L'hub centrale del gioco, almeno per adesso, e poi non lo so. Tenete conto che è un MMO, quindi è un progetto a 10 anni di Bungie, Sì. quindi cosa faranno loro? Come gli MMO faranno le espansioni Sì. gratis o meno, aggiungeranno nuove aree, nuove sezioni da esplorare, nuove armi, nuovi negozi, quello che sarà, lo possono aggiungere e buttarlo dentro perché è un mondo, tra virgolette, persistente. È No, un più che grande altro. server con la gente sopra. Poi più che altro adesso, senza la limitazione degli hard disk che avevano PlayStation 3 e 360, se fra 4 anni, 2 anni continuano a farlo, possono semplicemente mettere un altro pianeta, un'altra mappa in 2D con dei pallini e le parti Da da esplorare via. esplorare. Immaginate che ora magari faccio vedere un po' la cittadella e poi andiamo. Cioè questa, immaginate la stessa mappa di prima, quella grande, da poter esplorare, ci sono delle torrette da attivare che danno delle missioni, per cui riportami quegli oggetti, vai lì e scopri questo, eccetera, eccetera. Ma puoi andare Poi avanti. se invece vi interessa di meno potete seguire la storia e Eh quindi sì, c'ha un po' più di cinematiche, di racconti, di voci e così via e seguite quello che ha preparato Bungie. Non si è parlato mai Bungie di quanto durerà la storia, no, ovviamente non si sa manco che cacchio è la storia. Però No, non si sa neanche la storia. tu quel poco che hai fatto, che ti ha fatto No, fare? no, 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 la storia si. Allora, Vabbè. nell'alfa zero, cioè la storia nell'alfa c'è Che cos'è? soltanto una Una missione. missione soltanto. Una missione fatta in quell'ambiente lì, eccetera, eccetera. Ah, Cittadella, quindi in terza persona. Sì, sempre. Questi qui sono tutti i giocatori con i quali io posso andare, clicco il pulsante destro, opzioni, interagisci, e posso invitarlo nella squadra, esaminare il giocatore, vedere il profilo, segnalarlo per un qualche motivo. Esatto. Allora, per cui dicevamo, Cosa trovi nella cittadella a parte le persone con le quali interagire, ad esempio? trovi dove comprare le armi, vendere le armi, avere le quest, salire di livello, comprare l'astronave perché si può cambiare, comprare la motoretta. E poi chissà cos'altro, sintetizzare gli. Perché ci Oggetti. sono le tre classi, come dicevo, ecco, il benvenuto, mi danno il reward per Ok. le quest che faccio, queste sono quelle robe che vedi, quinto livello, ci sono tutte le attività online, e anche le attività Nuovo online, livello. esatto, anche le attività online danno dell'esperienza e delle skill dedicate, per cui insomma, potenziamento sbloccato, vedete, si va È qua. veramente potrebbe essere un gran gioco, eh? Cioè, nel senso, è quello che piace a me questo. C'ha tutti gli Quindi elementi per piacermi. vedi potenza, vado lì e mi sblocca via via le cose. Adesso mi ha obbligato la Sotto forma di special. FPS, magari poi l'FPS regge, chissà quanto regge, se è meglio o peggio rispetto a un MMO che c'è l'hack and slash, sia dinamico che comandato. In questo caso abbiamo dinamiche invece di gameplay proprio con FPS, quindi è particolare. Bisogna vedere se a lungo andare, magari scopriamo che l'FPS è più, come dire, più durevole rispetto a un personaggino che attacca sempre con la mazza. Certo, Sai, l'FPS ha bisogno di sempre nuovi scenari, magari il gioco di ruolo più di studioso. meno. Vedete, la storia Nuovi boss, di via. Destiny sono gli umani che trovano quella palla lassù, che si chiama il viaggiatore, lo trovano e c'è questo scatto evolutivo perché sono tipo 400 avanti nel futuro, per cui inventiamo tutta questa roba di astronavi, energia, mondi fantastici. Poi scopriamo che in realtà è un artefatto dietro al quale stavano anche gli alieni, scoppia questa guerra che noi stiamo perdendo. Il viaggiatore, per salvare il genere umano, si sacrifica, esplode. Puoi uscire e fare l'inizio di una missione o qualcosa? Facciamo vedere la motoretta. E poi ci salutiamo. Per cui, sempre in qualsiasi momento, voi premete qua, va in orbita. Che tasto è premuto? Il pulsantone centrale di PS4, il touchpad. Touchpad, quindi è il select In praticamente. pratica, il select. Si ritorna qua. Ah, lo sai, però, no, dovrei cambiare personaggio. Vabbè, vi faccio Vabbè, vedere un fagli pezzo un di po' storia, dai. che...
la motoretta, eccetera. No, ve la posso far vedere uguale, perché qui appunto a questo livello ancora non ho sbloccato, mi sa, esatto. Bisogna per forza fare questo prima di sbloccare il... Aspetta, annullare. Ecco, vedete? Ci sono coraggioso e leggenda per adesso. E ci sono dei malus per Certo. ognuno, chiaramente. E più esperienza E più se il livello esperienza. sale, E soprattutto salgono i loot. certo. Le armi più fighe. Come, sì, come Diablo, giusto per capirci, anche Diablo c'ha questo sistema. Più Esatto. riuscite a livello alto di difficoltà, più è difficile, ma avete più reward, più loot, più possibilità di ottenere armi migliori. Eccolo finalmente che parla. Questo è lui. Fa strano, Un po'. un po'. Lo riconosci, Certo. Io lo guardo in inglese, Game of Thrones. Per cui lui potete summonarlo, tirarlo fuori in qualsiasi momento premendo il touchpad, viene fuori e fa l'analisi del fondale, vi dice dov'è il prossimo obiettivo, dove sono queste torrette, dove prendere le cose. La cosa carina è che il radar non vi fa vedere dove sono i nemici, vi indica solo la direzione da cui arrivano, non c'è il pallino che vi dice il nemico è qua. Ora lo vediamo, questa è proprio la storia. Complesso lunare. Quando ha spedito, vediamo un po' come Il problema è porta. che io non vedo niente, non so cosa. Quindi non c'è l'esterno. Ah, da qua partiamo. Evoca lo spettro. Tra l'altro pa si parte, non è l'inizio del gioco perché si parte con un personaggio di terzo livello, è già qui dentro. Ok. Peccato, quindi non vi faccio vedere la mo perché dovrei cambiare personaggio. Vabbè. Ma lo vedrete nella video anteprima, dovrebbe essere Ah, c'è uscito in anche la questo video orario. anteprima, c'è. Certo, quindi lì La vi nostra esclusiva è vedete. doppia. E Dai, quindi cavolo. lì vi vedete anche le E altre poi ci sono stati gli missioni. annunci durante la conferenza, no? Che ha spiegato un po' di... Non sappiamo quali, Non so quale, però che sì. abbiamo registrato prima, però. Ecco, qui si vede un po' di differenza di tiro rispetto ad Halo. Queste parti simil survival horror con questi cattivoni che arrivano addosso a tutte le parti. Ora non so neanche che armi c'ho col titano, quando faccio saltare un po' di gente. So se è l'hunter il titano. Ho il titano tira il cazzottone da vicino. Il colpo melee ce l'avete col grilletto alto destro ed è sempre carico. Sempre quello. Però semplicemente a un certo punto ci si abbina una special, tipo il super cazzottone, e quello invece lo dovete ricaricare Senti, quante dall'arma. classi ci sono nell'alfa? Tre. Tre, Ma queste tre. saranno tre, saranno Ah, tre. ok. E poi ci sono tre razze, Quindi ma. c'è le classi, il sistema di crescita e tutto. Semplicemente magari stanno ultimando le ambientazioni, il testing sui server, il bilanciamento delle armi, tutte queste cose, perché poi diventando un MMO deve essere molto bilanciato e aspettatevi diverse patch nel corso del tempo perché sono necessarie per bilanciare anche alla luce delle statistiche degli utenti, no? Se si vede che tutti prendono una classe oppure sono sgravate o altro, bisogna modificare un po' la loro forza. Un po' come davvero Diablo è un esempio perché è uno dei titoli più giocati ultimamente e quindi veramente capite che il suo gioco è come Diablo, però è un FPS, con le Sì. sue peculiarità, però dico per Sì, capire a livello concettuale com'è. assolutamente sì. E quindi siccome su Diablo ci ho buttato 200 ore, mi sa che mi replicherò anche qui. Guarda, veramente per adesso l'unica nota negativa che riesco a esatto. trovargli è questa cosa qui, che come vedete al fondale non gli fate niente, cioè Niente. non c'è Ti dà nessun un po' elemento. noia. E Un po', a me sì, perché la cosa, una delle senti, cose. invece da quello che hai potuto percepire dall'alfa, il gameplay invece c'ha qualche pecca No, no. particolare? Cioè, allora, bisogna che piaccia. Ma da lì super cazzottone. Bisogna che piaccia questo tipo di gameplay, ovviamente come quello che hanno fatto loro, non stravolge quelle che erano le meccaniche di Halo, ovviamente, se non che ci hanno messo tutti i perk, i reward, che in Halo sono entrati soltanto di traverso, diciamo così. Dopodiché però, insomma. Ah, poi c'è anche il versus fino a 12 giocatori. Ok, la mucchiata. Esatto, però non siamo proprio quello classico, il PvP classico, però non siamo riusciti a provarlo perché questa è proprio una super alfa chiusa, per cui c'era pochissima gente. Però, vabbè, per le strike ho visto andava tranquillo, proprio dico il lag, queste cose Sì, qui vabbè. sono già abbastanza. Poi comunque avendone tre, le istanze sono fatte di tre persone, riesco a gestirlo abbastanza bene Le probabilmente il lag. strike sono in. Ah, per il 3 sì, Sì, quello comunque per io ho il 3. visto anche quando si era in 6-7 nella Diciamo, mappa da ognuno per i 2. fatti suoi Sì, andava no, bene, andava tranquillo. nessuno scompariva oppure altro. Allora, qui in questa fase, secondo me, nella storia non si può incontrare nessuno. Però, appunto, secondo me, quando avete sbloccato una sezione con la storia, poi dopo ci potete entrare per Però c'è fare tanto tutto. casino su schermo, nel senso che ci si muove tutti, non è un classico FPS, ti metti dietro a un punto e spari, no? No, Devi no, no. muoverti con
costantemente. Va buono. Scurità ti ha divorato. E con Vediamo un po'. questo. No, ci abbiamo ancora un po' se vuoi. Ti potrei... No, vabbè, Ma facciamo, salutiamo. Se la prendi il treno e domani partiamo un po'. No, anche Così, perché poi ci hanno chiesto di non eccedere con minutaggio. No, Poi c'è la videoanteprima, quindi speriamo che avete apprezzato questo sneak peek in esclusiva italiana su Destiny. E poi tra l'altro in queste ore voi avete anche appreso quando riuscirete a giocare voi a questa stessa cosa per la beta Ci saranno anche le informazioni sulla beta, la che data. esatto, la data è tutto su PS4. Grazie Anto per aver giocato. Ciao Alla ragazzi. prossima. Ciao.